La genetica ha dato un contributo decisivo a capire come è codificata la informazione ereditaria che tutti noi portiamo. Adesso la sfida è quella di riuscire a trasformare questa informazione in una serie di applicazioni che possono essere utili a farci migliorare la vita. E ovviamente il primo aspetto a cui si può pensare è quello di usare questa informazione per avere un impatto sulle pratiche mediche, sia da un punto di vista della diagnosi, quindi avere una diagnosi più efficace e più veloce, sia anche dal punto di vista della terapia, andando a mettere a punto delle terapie che siano mirate e che siano anche confezionate sulla base di quello che è il nostro assetto genetico. In medicina, semmai, sembra che ci sia un'accettazione quasi acritica di tutte quelle che sono le innovazioni in campo medico, a differenza di quello che avviene in altri settori, anzi in Italia, paradossalmente il problema è convincere i pazienti che bisogna adeguarsi a quelle che sono le metodiche della ricerca clinica, che quindi non si possono testare nuove terapie se queste non sono state vagliate con tutti i criteri che sono richiesti. Vedi ad esempio il caso Stamina, dove si è cercato di prendere a scatola chiusa una terapia di cui non si aveva alcuna evidenza della sua efficacia e sicurezza. Il futuro nostro sarà tanto migliore quanto più sapremo fare uso della conoscenza.